250 millilitri di acqua fredda di frigo, mi raccomando, deve essere fredda. Un grammo o 0,75 di lievito. 250 grammi di farina. Andiamo a mettere l'acqua fredda nel contenitore. Sbricioliamo il grammo di lievito all'interno. Facciamolo sciogliere ben bene. Il lievito si è sciolto. Mettiamo poco a poco la farina. Cremoso. Lo abbiamo lavorato ben bene. Adesso lo dobbiamo coprire. Molto, copriamolo ben bene. Adesso lo rimarremo sulla tavola e lo faremo lievitare per ben 14 ore. Ora sono le 17, domani mattina verso le 11 cominceremo la seconda fase. Sono le ore 11:30, ecco il nostro polish che è pronto. Mettiamo all'interno di questo polish il lievito sbriciolato. La farina. Mettiamo l'olio. Olio deve essere 9 grammi di olio. Lo abbiamo pesato ovviamente precedentemente. E che ve lo dico a fare? Grammi di sale. 5 grammi di zucchero. Prendiamo l'impasto e mettiamolo sulla spianatoia. Cominciamo a lavorare con le nostre belle manine. Vedete, già sta diventando che non si attacca più alle mani. L'abbiamo lavorata per 7 minuti. Ora è il momento di metterla di nuovo a riposare. Ho preso un piatto, ho messo la farina sotto, un po' di farina sopra. E la copriamo con un panno, la copro con un panno e la facciamo lievitare per altre 1, 2, 3, 2 ore e mezza, 3 ore. Muniamoci di un coltello, prendiamo la farina, prendiamo la pasta. Adesso dobbiamo formare le palline. Accendiamo come ti chiami, la bilancia. Ogni pallina dovrà pesare 120-130 grammi.
134, ok. Formiamo la pallina. Palla, pallina, vieni anche tu. Adesso cosa bisogna fare? Dobbiamo ricoprire, signore e signore, dobbiamo far rilievitare il tutto e questa sera verso le 20 cominceremo a friggere. Eccoci qua, sono le 20. Abbiamo messo la ricotta, del pepe e un po' di sale all'interno. Di qua abbiamo tagliato a pezzettini del fior di latte. Tengo a precisare che nel ripieno della pizza fritta potrete mettere dei ciccioli del salame tagliato a pezzettini oppure del prosciutto cotto, sempre tagliato a pezzettini a dadini. A me, oppure potete mettere la salsa di pomodoro dopo aver fatto cuocere ovviamente prima la salsetta con un po' di olio, un po' d'aglio e poi mettete all'interno. A me piace solamente in bianco la pizza fritta e l'ho fatta così. Togliamo il pannetto ed ecco i panetti. 5 panetti, 5 super pizze. Allarghiamo così la pasta. Prendiamo la ricotta, abbondiamo, qua, bella piena piena, le altre già le ho fritte, ho rimasto l'ultima per fare il video e per fare poi l'assaggio finale, altrimenti si freddava tutto e si bruciava tutto. Pieghiamo. Così, facile facile. Pieghiamola bene, chiudiamola bene, altrimenti esce tutto da fuori. Prendiamo la pizza. Ecco qua. Adesso mettiamo l'olio sopra in modo che la pizza acquisti di volume. Gonfi, vediamo se dobbiamo girarla. Sì. Questa è la nostra pizza. Apriamo con la forchetta e col coltello, anche se la pizza va mangiata con le mani. Guardate qua. Guardate l'impasto, guardate il ripieno. Voi guardate e io me la mangio. Vi saluto, altrimenti si fredda e perde il gusto. Buon appetito! Fatela anche voi, non me lo fate ripetere. Ciao!